Ciao a tutti, in questa guida mostrerò come possiamo installare una qualsiasi versione di Ubuntu in un PC. In questo caso io sto utilizzando la versione di Xubuntu, però essendo la derivata di Ubuntu il metodo è uguale per qualsiasi altra distribuzione di Ubuntu. Possiamo, andando a impostare la lingua in italiano, possiamo sia provarlo Xubuntu in diretta, senza installarlo, per vedere com'è, o possiamo installarlo. In questo caso io faccio direttamente installa e poi mostrerò poi com'è il sistema in un altro video. Dobbiamo lasciare l'impostazione italiana predefinita. Per essere sicuro che è la tastiera giusta, dobbiamo provare a fare, per esempio, dalla tastiera il punto interrogativo, il punto uguale, il segno uguale, o altri simboli, per vedere che coincidono proprio come la tastiera di Windows. Nel caso che non fosse quella giusta, dobbiamo guardare le varie opzioni, però la versione italiana predefinita è quella corretta. Quando partiamo l'installazione, facciamo bene a selezionare entrambi le varie opzioni in modo da avere tutto già installato per quando partiremo il sistema. In questo caso io già avevo installato una versione di Ubuntu, però farò la formattazione. Comunque di solito bisogna fare sempre solito bisogna cliccare su cancellare il disco e installare Xubuntu. In questo modo si formatta tutto quello che c'era prima e viene installato Ubuntu, il nuovo sistema, senza nessun tipo di problemi. Questo è per avere proprio il sistema pulito senza nessun problema. Si può anche creare e dimensionare di quali partizioni, però se non siamo pratici con queste cose è meglio prima installare il sistema e poi eventualmente partizionare il disco, creare delle partizioni per esempio per conservare i file personali eccetera in un secondo momento. Quindi clicchiamo su installa e facciamo avanti. Lasciamo il fuso orario, accertiamoci che sia a Roma, se siamo in Italia. E qui metteremo il nostro nome. Quindi, nel mio caso, ci metterò prova. Io per mostrarvi, come vedete, questa installazione sto usando VirtualBox in modo da avere diversi sistemi operativi installati sul mio PC per l'occorrenza. Noi dobbiamo sempre scegliere una password perché questo ci servirà anche se noi non le attiveremo. Per esempio, io gli metterò a accedere automaticamente in modo che il computer non ci chieda la password ogni volta che noi accendiamo il computer, però lui lo richiede soprattutto per le cose più delicate. Quindi quando usiamo il terminale, per esempio, che spesso Ubuntu si può usare anche da terminale per poter sistemare certe cose, installare certe cose, ma anche quando installiamo i programmi, Ubuntu ci chiederà sempre la password. Quindi scegliamo una password semplice, magari ce la segniamo per ricordarcelo. Andiamo avanti. A questo punto parte l'installazione e quando l'installazione sarà terminata, automaticamente il sistema ci chiederà di riavviare il computer. E quando partiremo il riavvio, cliccheremo su riavvia, ci sarà un momento che ci chiederà di rimuovere il programma di installazione. Quindi se l'abbiamo messo in un DVD, dovremo togliere il CD o il DVD oppure il pennino.
su cui abbiamo inserito il sistema operativo. A quel punto partirà il sistema di Ubuntu. A questo punto lascio comunque caricato il video, lo lascio attivo in modo che vedete tutta la parte dell'installazione, così vedete come funziona. E dopodiché staccherò ovviamente il video perché poi riavvierò il sistema.
Ok, come abbiamo visto alla fine l'installazione viene completata. Appena cliccheremo su riavvio, possibilmente Ubuntu ci chiederà poi di rimuovere il supporto per l'installazione. Grazie per la visione e ci vediamo presto per il prossimo video.